Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, è un po' di tempo che non ci sentiamo, che non ci mettiamo in diretta qui su Facebook con l'opzione mention. Come va? Io sono stato un po' al mare, nel Salento, sono stato bene insieme a mia moglie. Mio figlio proprio non ne ha voluto sapere assolutamente. Però insomma siamo stati bene, è un posto magnifico laggiù. E vedo che stanno arrivando i primi vostri commenti, solo che non riesco a leggerli, fatemi vedere. Ah, Silvia Capasso, Marco Sauna, grande bomber, Giorgia Gianettiempo, Leonardo D'Aversa, Marco Cacciatore, Alessandro Paladin, Paola Crippa, Daniele Morri, Gabriele Ciarelli, Alessandro Fedele, mi fa piacere. Allora, se avete anche qualche domanda da farmi, io niente, mi sto preparando per un lavoro che dovrò fare da settembre in poi, è una serie, chiamiamola così, una fiction. Una storia televisiva dove sarò soltanto un attore e la girerò fra la Sardegna e Roma. Sono 4 mesi di lavoro e tanto che ne parlavo di questo progetto e comincerò proprio alla fine di agosto. Stiamo già lavorando un po' per conoscere gli altri attori, per fare tutte le varie prove, insomma, per leggere le sceneggiature, le ultime stesure. E qui intanto continuano a scorrere i vostri nomi, ma non riesco a leggere tutti. Tutto. Beatrice, Maddalena Maniscalco, ciao Gianni, è sempre un piacere seguirti, anche per me, vedervi. Lorenzo Panico, Vincenzo Di Lorenzi, Tower John Fly, ciao Gianni, pensa che questa notte ti ho sognato. Ah, e cosa stavamo facendo? Ah, eri in concerto con Claudio, bene. Ora fai dei bei sogni. Giovanna Storti, sei simpaticissima. Antonietta, Mirko Giannini, Maria Ciapica, o Ciapica, Ciapica forse, Carmela Citro, Demetrio Fontana, Lorenza Roncoroni, Isabella Raimondi, Iole Capogrossi, Carlo Bellavia. Quindi sì, forse ancora un po' di giorni di vacanza e poi subito dopo Ferragosto mi butterò su questo lavoro. È una storia che poi vedremo in televisione quando arriverà la nuova stagione, penso marzo, aprile, maggio o addirittura settembre del 2017, non lo so se riusciremo a finirlo prima. E i vostri nomi continuano a scorrere, fammi vedere se c'è qualche domanda. Ti seguo dalla Slovacchia, Mario Barretta. Marcella Bottiglioni, ciao Gianni, Bruno Rottatori, Ivone, ciao Gianni, non vedo l'ora di rivederti sullo schermo, salutami ogni tanto, ti sto salutando, vedi? Luisa Putignano, Sandra Elisabeth, Gianni, un saluto da una sudamericana, bello! Katia Manini, Rai, no, Mediaset, credo che tu ti riferisca alla fiction, sì, la giriamo per Mediaset. Infatti l'ultima serie che avevo fatto l'avevo fatta proprio nel 98, mi sembra, proprio con Mediaset e la rifacciamo con loro. Allora, Katia Manini, Alfredo Chirico, Giovanna Guerra, Giacomo da Caltanissetta, Vito Mannino, la tua mano gigante, vai Vito, Antonella Giuffrida, Stefania Carrai. Bene, Roberto Pelosi, Antonella Morreale. Gianni, una canzoncina in diretta? No? E quale possiamo fare? Quel gufo con gli occhiali. Mi ricordo quando mi prendevano tutti in giro quando cantavo questa canzone, tantissimi anni fa. Quel gufo con gli occhiali. Che sguardo che ha? E la bimba. Me lo prendi, papà? Sì. Oppure si può cantare qualcos'altro anche. Tipo, vabbè, l'ultima canzone che ho fatto. Beh, no, le ultime sono quelle che ho cantato con Claudio. E
C'era Capitani Coraggiosi, com'era? No, perché stavo pensando a se perdo anche te, oppure alla vita adesso, oppure a tu come stai. Che abbiamo, no, ecco, era Capitani Coraggiosi. Che abbiamo il vento di una vita sulla faccia. Questa. Oppure, sempre per, non mi ricordo più a chi lo dovevo dedicare. E poi arrivi tu e scegli me. Vabbè, basta, dai. Così, senza musica, senza niente. Fammi vedere. Allora, Jessica Casella. Ciao Gianni, un saluto prima delle vacanze. Salutami però, eccomi. Claudia Gilardi, Grazia Mastromarino, Tina Farino, Raissa Salvatori, Spalo Francesco, Mary Russo, ciao Matteo Bertuzzi, Will Hack. Maria Mary Quintino, David D'Alesio, Ilaria Testolini, Gianni, un bacio da mia mamma Teresa. Baciala anche tu per me. Antonio De Filippo, Ilenia Sarcinella, Giuseppino Oliva, Enzo Riccio, Francesco O. Oh, con questi occhiali si vede benissimo, ma senza assolutamente qualcosina così. Al D'Alessio, ciao, ciao Gianni, sei stupendo proprio. Katia Mannini, Carlo De Stefano, Emanuele Battaglia, Angelo Cubellotti, Giulietta Costa, Loredana Spinetti, Alberto Busi, Maria Roncareggi, Ever Forever, Marco Primavera. Già, caro Gianni, che ruolo interpreterai? Oh, migliaia di commenti finora, stupendo, bello, bello. Gianni, dedichi Banana e Lampone alla mia, fammi vedere, scusa. Banana e Lampone. Di bambina di 2 anni, Valentina, che le piace tanto. Valentina, allora, banane, lampone, chi c'era con te? Chi c'era stasera? Andiamo avanti. Mena di Paolo, Sbiellato Vico, Giorgio Perazzolo, Alessandro Di Gaudio, Matteo Barresi. Allora diceva, che ruolo interpreterai? La definizione del lavoro che farò non la posso ancora dire, però insomma è una storia che si svolge in un piccolo centro, che dovrebbe essere proprio in Sardegna, e succedono molte cose, ci sono molti attori nel film naturalmente, non solo io, però ecco, so solo che mi chiamerò Dario, ecco, Dario, questo è il personaggio, tra l'altro mi sono arrivate le ultime stesure. Della sceneggiatura, stavo proprio qui davanti al computer a rileggerle, a guardarle, perché ci sono state un po' di correzioni. Quindi ecco perché poi ho pensato di fare questo piccolo video in diretta con voi. Vediamo qua. Soledad, principessa d'Altomonte, Francesco Munafò, Giuseppe Petrelli, Sonia Mariotti, Barbara Colucci, Giovanni Sette, Diego ti spiego rotta, Gianni Santo Sud, mi prendi in giro, eh? No, non sono in vacanza, Diego, sono a Bologna, a casa mia, anzi a San Lazzaro, però andrò in vacanza qualche giorno ancora al mare prima di cominciare a rimettermi a lavorare, appunto. Emanuele D'Andrea, ciao, Mario Maesano, Francesco. Come fai ad avere tutti quei capelli? Ma sono è una parrucca, guarda. Si stacchi qui, si zacca. Quasi quasi me la staccherei. Patrizia Moraccini, una carissima amica, un saluto. Miriam Lee, Gianni salutami. Miriam Lee, eccomi, ti saluto, ti mando un bacio. Sharon Lelli, Loredana Spinetti, Giusy Lentini, Maria Amico, Loredana De Bartolomeo. Ma quanti siete? Ma quanti siete? Stella Moda Giovi, che bello vederti, un saluto dalla Svizzera. Sei grande, ah, mi seguite? Che bello pensare che da casa mia in questo momento, con questo mezzo, con Mansion, posso essere in contatto non solo con l'Italia o con Bologna, addirittura con tutto il mondo. Ho visto prima dal Sud America, poi dalla Svizzera. Tra l'altro stasera cominciano le Olimpiadi, non vedo l'ora di vedere la cerimonia inaugurale. Voglio vedere la Francesca Pellegrini che porta
che è la nostra portabandiera, e spero che presto arrivino delle medaglie, perché insomma è importante per il nostro paese avere delle belle medaglie d'oro, farci riconoscere nel mondo. Vediamo un attimo. Nerella Vincenzo Nevola, io ho la suoneria del telefono con banane e lampone. Se ti piace così tanto. Alessandro, Gianni, per favore, posso fare un'intervista telefonica per la mia radio? Matteo Caruso, dov'è la tua radio? Contattami, ti prego. Qui però non c'è il... Daniela Verucchi, farai il calzolaio? No, non farò il calzolaio. Più probabile il farmacista. Un forte abbraccio da Prato, Marinella Gentile, Luisa Angrisani. 7.500 commenti su questa cosa che stiamo facendo, che non è niente di speciale, sono dei saluti e delle piccole. Ieri ho avuto un messaggio di Claudio che, insomma, sta a Lampedusa. E così ogni tanto ci sentiamo, perché è stato un anno intensissimo, importante, quello che abbiamo vissuto insieme. Quindi ogni tanto ci sentiamo, perché è dispiaciuto un po' a tutti e due non andare avanti, però insomma noi non è che siamo un vero e proprio duo, siamo due artisti che si sono trovati, si sono messi insieme, hanno fatto questo spettacolo e ci siamo divertiti moltissimo, abbiamo visto migliaia e migliaia di persone, però è chiaro che poi ognuno torna alla sua vita, torna al suo lavoro. Claudio, so che sta scrivendo nuove canzoni. Io mi preparo per fare questa fiction per la televisione, quindi, però ogni tanto ci sentiamo, anche perché il nostro disco continua a essere trasmesso dalle radio, continua a essere addirittura dopo 6 mesi ancora nelle classifiche dei dischi più venduti, quindi è sempre un grande piacere, insomma è stato veramente un'esperienza irripetibile, straordinaria. Mi è piaciuta moltissimo e credo che anche lui si sia divertito e tutto sommato ha fatto bene a tutti e due questo lungo viaggio attraverso l'Italia. Abbiamo incontrato tanta gente, abbiamo avuto modo di cantare tutte le nostre canzoni, di capire quanto il pubblico, insomma, fosse contento e ci salutasse con affetto. Quando finiva il concerto, veramente, io stavo lì incantato a guardare la faccia delle persone, perché erano tutti sorridenti. Se riuscivamo a trasmettere qualche emozione, naturalmente arrivava poi anche noi una grande emozione. Siamo stati molto felici di questa cosa. E appunto ieri ci siamo sentiti con Claudio, anche solo con... ogni tanto con qualche messaggio, con qualche telefonata anche, con Claudia Rossella. Bene, allora andiamo avanti. Qui continuate con i vostri saluti a me e a Erika, Armando con la Francesco. Bene, vi saluto. Francesco Agnello, hanno messo allora Mitka Vasileva o Vasileva, Sonia Mantini, Luigia, ciao. Andrea, Luigia Cao, non, ciao lo dice, ma Luigia Cao. Andrea Centini, dai è forte, dai! Piera Medolago, Luca Mansulli, ma voi la vedrete la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi? Io non vedo l'ora, veramente. Poi le Olimpiadi mi piacciono da morire. Adesso, anche se andrò al mare, però insomma molte gare me le voglio vedere in televisione, mi piacciono molto le Olimpiadi, aspetto anche dei bei risultati da parte degli atleti italiani. Fammi vedere che c'è scritto lì sopra. 4.000 spettatori, 14.30, no, 14.39, i minuti in cui siamo in diretta. Allora, Maria Imparato, Morgana Valenti, mi saluti, certo. Laura Vallerini, ciao Gianni, vai in vacanza a Rimini così ci vediamo.
È la Romagna, il mare della Romagna mi piace molto. Io ci vado sempre molto volentieri lì. Maria Ragno, salutami. Campo Giordano SS. SS, non so cosa vuol dire. Valentina Gensabella, saluta me e Linda. Ciao Linda, Giuseppe Di Palma. Gianni, tra poche ore faccio 18 anni. Ah, caro Giuseppe, un'età meravigliosa. Fra poche ore, quindi il giorno 6. Ti faccio tanti auguri allora, Giuseppe. 18 anni, meraviglia. Però io incidevo già dischi a 18 anni, già da un po'. Wow, quanto tempo che è passato! Almeno 2 o 3 anni. Nemo Dardano, mi saluti? Certo. Camillo Kembo, mitico. Luciana Rizzi, Barletta ti adora. Barletta ti adora, Luciana magari, ma tutta Barletta non credo. Nemo Dardano, Paul Spiteri, Nicola Lombardi. Oh, qui mi è caduto il telefono. Rimettiamolo in ordine. Vediamo, eccoci. Stai fermo, fermo il telefono, fermo. Lucia Cannone, Edoardo Filippi, Francesca Carrassi. Sidney Billiard, Abbello, Abbello, dice Abbello. Angelo Bertolone, va bene, ti saluto, grazie lo stesso. Michele Della Vecchia, Matteo Macchion, speriamo bene per le Olimpiadi, bene, anche tu sei un tifoso. Gianni, canti il ritornello della fisarmonica? Frenci, la fisarmonica. Stasera suona per te, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica suona per noi, o per me, o per te, o per noi, per tutti noi. Allora, Maria Minichino, Maria da Napoli, un saluto, Andrea Iacovino, Giorgio Giuliano, anni 60, anni 60, anni 60. Giorgio Giuliano? Io sicuramente sono degli anni 60, ma gli anni sono un po' di più quelli che ho. Francesca Caccamo, Silvia Ceccacci, Giovanna D'Ambrosi, Francesco Troisi, Alessandro Bomber, Valerio Ruggero, Gian Maria Sainato, Nerina Gattabuia, salutami, Marco Pareschi, Gianni, un saluto da Torino, Lucia Muscari, Tomaioli. Ciao Lucia. Giulia Rossi Mascolo, Annalisa Iavarone, Stefania Clerici, Nemo Dardano, Rosa Aulico, Barbara Allori, ciao da Ravenna, Stefano Casadei, Romina Clementi, Gianni un saluto con la tua Manuna. Ecco, vediamo. Ho questa. Questa. Io ho due mani abbastanza grandi, ma la sinistra molto di più dell'altra, quasi un... Guarda, guarda, si vede proprio qui il mignolo che parte, che è un po' più corto. Non so perché, forse perché con questa mano suono il contrabbasso, la chitarra. No, non lo so perché, ma questa mano è veramente molto più grande di... Beh, non è poi che sia così esagerata, eh. Faccio un po' fatica per i guanti, solo quello, ma per il resto va bene. Romina Clementi, la Manona, Sara Alessandrini, Assunta Martinelli, Mina Salvatori, Serafina, Matilde Mori. Matilde Mori è immigrato? Che vuol dire è immigrato? Matilde Mori è immigrato. Che vuol dire? Spiegati meglio, Matilde. Marianna Nigrelli. Marianna Nigrelli, bellissimo Claudio. Beh, te lo saluto, ma... Là, io mi chiamo Gianni, eh? Simone Ne, Gianni, Ross Stylinson, Luigi Caravano, Gianni, voglio una risata a 54 denti. No, allora sono 16, no, quanti sono? Sono i denti, 14, 28, 50, non ce la faccio a 54, 50 denti. Cristian Ruggero. Gianni vecchio Volpone, Anna Saba, allora dove in Sardegna?
nella Sardegna del Sud, vicino a Cagliari. Andiamo avanti, qua, ma stanno scorrendo troppo questi nomi. Sofia Sicurella, puoi salutarmi? Certo. Evelyn Ceccarelli, Sandro Lai, saluti. E Sandro Lai mi sembra un cognome sardo proprio. Lai è sardo. Adriano Montefusco, Matteo Costanza. Gianni, cosa ti aspetti da queste Olimpiadi? Molte medaglie, almeno più di 20. Io spero che dal nuoto, dalla sciabola, dall'atletica non so, ma dal nuoto e dalla sciabola mi aspetto molto. Forse dalla maratona, non lo so. Io se potessi mi iscriverei alla maratona, che è una gara veramente mitica. Gianni da Capriolo, Brescia, Mariangela, Belussi, Andrea Iacovino. Anna dove sta? Anna sta preparando qualcosa da mangiare, sta sotto. E io sono venuto qui appunto, volevo vedere al computer qualcosa, poi mi è venuto in mente di fare questa piccola diretta insieme a voi. Allora, Anna sta preparando. Anna! Mi senti? Stai preparando? Sì, perché? Chi viene a mangiare? Viene Marianna. Ah, bello, bello. No, sono in diretta. Sì. Parla più forte. Parla più forte. Aspettando Marianna. Saluta tutti. Ciao a tutti. Ecco, è Ma vero, vorrà gli spaghetti, Marianna? è vero. Pa, io un piatto di spaghetti al pomodoro, sì, non tanti, eh. Hai finito il formaggio grana? Chi se ne frega, dai, lo mangiamo così. Basta che ci sia il pomodoro. Con i nostri pomodori ho fatto. Va bene, ah, i nostri pomodori del nostro orto, certo. Se vuoi venire su a salutare, Ma mi perdo, qui devo perdi la andare cottura. a fare la Chiamami. cucina, devo anche preparare la tavola. Va bene. Ciao comunque, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, fammi vedere, no, senza occhiali non si riesce a vedere. Claudia Ciabattoni, Maurizio Galderisi, Luca Tagliaferri, Sara Ronzoni, Carmelo Perdichizzi. Ciao, mandami un saluto, certamente. Ciao. Lourdes Sanchez, salutami, ti saluto. Gianmarco Fusco, Gianni mi mandi un saluto, ma certamente, ciao. Allora, Cirpeleanu, Bianca Antonella, ecco, questa non è sicuramente italiana, questa ragazza, questa signora, non so. Finali Ciccino, Graziana sta preparando l'hummus, sarà buono o corro via a 100 all'ora? Ah, interessante, l'hummus cosa sarebbe? Sì, qualche cosa che ha a che fare con la cena, o sbaglio? Ma penso di sì. Allora, beh, quanti minuti sono passati che siamo qui in diretta? 23 minuti di diretta. Migliaia, adesso non so, riesco a vedere tantissime persone. È veramente un miracolo, soltanto a pensarci, non so, 5-6 anni fa, fare una cosa del genere, che io riesco a essere in diretta con voi, se non attraverso la televisione, invece qui c'è proprio. Non poteva succedere, quindi stanno succedendo delle cose con la tecnologia che mi entusiasmano. E andiamo avanti, fammi vedere che cosa succede qua. Allora, da grandi voglio essere come te, Antonino. Sei piccolino? Nadia Mancinelli, sei una, va bene, non esagerare con i complimenti. Mi saluti la mia mamma Flavia, Cristiana Plasenti. Che ti segue sempre, va bene. Ciao Flavia, Renata Scarzello, ciao Gianni, buona serata. Sara Arbore, ad Arezzo mai? Come no? Arezzo sono venuto tante volte in Piazza Grande a giocare con la Nazionale Cantanti, a vedere il Bologna, a cantare al teatro. Come no? Ciro di Somma, Gianni, puoi salutare mia madre Balbina. Va bene, ciao Balbina. Sì,
Stefania Tomlinson, dai, no, non leggo quello che mi dici, dai. Perché mi dici così? Dai, cagami, no. Dai, guardami, salutami, va. Cagami, un termine un po' così. Però lo dicono in tanti, eh. Oh, ma mi caghi. Non lo so, non è che mi entusiasmi questo termine, questo modo di parlare. Come si potrebbe dire? Dai, dai, accorgiti di me. Accorgiti di me è un po' troppo. Dai, ascoltami. Dai, salutami. Dai, baciami. Va bene. Vincenzo Mirra, salutami. Va bene. Zio Gianni, Beppe Provato, Dora Grampino. Fammi vedere qua. Ma quanti siete? Migliaia, migliaia. Matteo D'Ambrosio. Ettore Emanuele Azzori, Daria Antonacci, Saverio Salvati, Salvatore Campanello, Filomena Gianni from New York, Filomena Stincone Mongello. Ciao Filomena, dall'Italia! Ciao, lì naturalmente sono le... Adesso sono le 8:30, che ore sono? 8:30, 9? Lì sono le... Saranno le 2 del pomeriggio, 2:30. Mi fa piacere, ciao Filomena, Peppe Zinno, Salvatore Aiello, Giacomo Boccardo, hai un telefono? Scendi giù, che vuol dire? Hai un telefono? Scendi giù. Maria Giulia Dendi Achini, Maria Santoro, Roberta Ricciardelli, ti seguo da quando ero ragazzina, avevo la cameretta tappezzata dei tuoi poster, più passano gli anni più migliori, questa non passa. Ti seguirò sempre, ciao. Federico Cardarelli, Daniel Caraccioli, Maria Giuseppina Fiorentino. Ui, migliaia di commenti, ma che bello. Va bene, dai, io vi ringrazio per avermi seguito, anche se non ci siamo detti niente di speciale, però era un piacere stare in contatto con voi, poter salutare. Non l'ho salutato tutti, ma non ce la faccio perché eravate in 40.000, non so, 30.000. Quindi come si fa? Dovrei stare qui 2 o 3 giorni a salutare tutti. Però vi ringrazio di avermi seguito e vi ringrazio anche perché la mia pagina Facebook è sempre piena dei vostri commenti, dei vostri saluti, anche delle vostre prese in giro naturalmente, che io accetto con piacere. Qualche piccolo insulto, anche quello ci sta. Qualcuno che mi dice sempre, ah, gli immigrati, ma questa storia degli immigrati non è mica finita, continua ad andare avanti, a dire, allora, sì, basta con gli immigrati. Vabbè, non riapriamo la polemica, però è una cosa che sicuramente non finisce lì. Ormai questa è una cosa che non si ferma più. Le persone che stanno male dove stanno hanno voglia di cercare un posto migliore. Magari hanno la guerra, magari hanno la fame, hanno la miseria, quindi non è una cosa da ridere questa. E tutti che dicono, portali a casa tua. Vabbè, io anche se ne prendo 2, 3, ma sono centinaia di migliaia che arrivano. E poi forse non tutti vogliono fermarsi in Italia, molti vogliono andare in Germania, vogliono andare in Inghilterra, vogliono andare in Austria o in Svizzera. Insomma, non è che si fermino proprio tanto volentieri qui in Italia. Scappano da dove sono perché, insomma, la loro situazione sappiamo benissimo, insomma, poi lo vediamo tutti i giorni sui giornali quello che succede. Comunque, dicevo, accetto tutto quello che mi dite e vi ringrazio sempre in ogni modo perché, insomma, fa piacere dopo tanti anni avere ancora un contatto così bello con la gente, col pubblico. Mi piace, sono contento, mi piace stare in mezzo alla gente, mi piace la musica, mi piace tutto quello che mi ha regalato questo mestiere e questa mia vita, che è partita tanti anni fa da un piccolo paese, da queste parti, su, verso la Futa e mi ha fatto girare il mondo e mi ha fatto stare insieme a voi. Vi saluto tutti, un abbraccio, un abbraccio.